Abbiamo coinvolto in questa campagna elettorale. Renzo Piattone è stato uno dei 30 gladiatori che mi ha accompagnato nella campagna elettorale del 2005, quando era una candidatura quasi di bandiera, diceva Marcello, ma era una candidatura per l'ennesima testimonianza di quello che era allora il centrodestra disicato e arrangiato. Oggi abbiamo una coalizione ampia guidata da Mario Mauriello, che è anche un laboratorio politico e che ha all'interno delle liste che la rappresentano una serie di energie positive e nuove. Una di queste è Enzo Tarduri, che come dicevo nel 2005 è stato uno dei 30 candidatori che mi ha accompagnato in quella campagna elettorale, che è stata entusiasmante, ma comunque che ci ha visto sicuramente protagonisti in senso positivo, perché poi 5 anni di battaglia non sono mancati e Enzo ci è stato vicino. Oggi è l'esordio, è il battesimo di Enzo Tarduri. Io sono fiero e orgoglioso di presentare il senatore, perché il senatore è una persona per me ed è figlio di persona per me. Vai. Grazie Gennaro, grazie anche a Marcello, però veramente mi avete rubato mezzo discorso. Non lo so, forse mi avete copiato, non lo so. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi che siete qui venuti stasera in questa sala. Vorrei ringraziare i miei genitori, mia sorella, mio fratello, mio padre, mia madre, che stanno facendo veramente tanto in questi giorni. I miei zii, i miei parenti, i cugini e tutti gli amici che veramente stanno spendendo tanto in termini sia di risorse economiche che umane. Speriamo di vincere queste elezioni, perché altrimenti qua mi avrà sito quando entro i miei Switzer. Grazie tanto. Poi volevo fare una piccola considerazione. È facile riempirsi la bocca di parole, di frasi, fatti del tipo lasciamo spazio ai giovani oppure largo ai giovani, ma queste frasi, cioè, perché non restino delle vuote enunciazioni, è necessario che siano seguite da dei fatti concreti. Il fatto concreto qual è? Il fatto concreto, in una società come la nostra, dove i partiti sono in mano ai vecchi notabili, il fatto concreto consiste nel fare un passo indietro. E veramente è difficile trovare qualcuno che faccia un passo indietro, no? Specialmente oggi. Sono pochissimi che lo fanno. E io mi ritengo veramente una persona molto fortunata, perché ho trovato chi ha fatto questo passo indietro. Quindi voglio ringraziare Gennaro Ruggiero, ma anche Gennaro Rao, il presidente Franco Conte del PDL, Mimmo Caruso, veramente tutti voi. Grazie a tutti voi, perché io veramente spero di riuscire a prendere il testimone che vi state lasciando e di portarlo avanti con onore, così come avete fatto fino ad oggi. È veramente un impegno questo difficile, spero di essere all'altezza del farlo. Poi veniamo, diciamo, al dunque della serata, allo scopo principale. Perché siamo qui stasera? Noi siamo qui stasera perché dobbiamo andare a casa la sinistra, sia in regione sia al comune di Mugnano. Basta con questa sinistra. Basta. Sono veramente tanti motivi perché, diciamo, questa sinistra si deve andare a casa. Ma io ne ho trovati tre che secondo me, diciamo, possono essere quelli fondamentali e vanno per me. Innanzitutto, bisogna mandarli a casa, perché io non ho dimenticato i giorni dell'emergenza rifiuti. Io non ho dimenticato quando scendevo in piazza a protestare, quando la spazzatura arrivava fino al primo piano dei nostri palazzi. Io questo non lo dimentico. E è stata veramente una tragedia, uno sfregio fatto ai nostri volti e al nostro cuore. Io nei giorni dell'emergenza, dopo l'emergenza, sono stato in Francia a preparare la mia tesi di laurea. E quando mi presentavo agli altri ragazzi, dicevo, vengo da Napoli, tutti mi chiedevano, ma come sono vere quelle immagini? Non ci vedevo, cioè, come è possibile che succeda ancora questo oggi? Purtroppo non è successo. Lo stesso in Italia, quando io vado e vengo da Napoli, sto facendo un tirocinio,
E quando scherzo con i miei colleghi del nord sui vari luoghi comuni, no, che ci separano, io devo stare sempre attento a misurare le parole, perché non posso andare oltre, perché loro hanno sempre quella frase pungente, fredda, che mi brucia dicendo vabbè, voi tenete la lunghezza. Quindi veramente è una cosa che strazia il cuore questo, dire questa cosa. Quindi veramente questo è uno dei primi motivi. Appunto, un'altra considerazione. Io mi chiedo, questi signori che oggi escono e vengono a chiedere il voto, i signori della sinistra, mi domando, ma in quei giorni, ma dove erano? Dove erano nascosti in quei giorni dell'emergenza? Boh, io non lo so, una risposta non la so dare. Nella munnezza. Perché ritorna un po' la munnezza, perché noi non ci vogliamo stare. Grande. Seconda motivazione. Lealtà. Seconda motivazione. Io credo in certi valori e certi ideali. Io credo in Dio, patria, famiglia e nella meritocrazia. Per questo 5 anni fa mi sono candidato in Alleanza Nazionale e abbiamo fatto quell'esperienza. Ho iniziato un percorso di militanza, ho conosciuto ragazzi e ragazze con cui abbiamo condiviso gioie e dolori. In Azione Giovani, poi c'è stata la fusione a freddo con Forza Italia, vabbè, questa è storia recente. C'è stato qualcuno che mi ha chiesto prima delle elezioni di candidarmi in un'altra lista cosiddetta minore, per essere sicuro di essere eletto. Beh, allora io dico a questi signori, cari signori, voi avete sbagliato palazzo, perché io, il mio cuore, non lo vedo per una poltrona. Noi abbiamo il coraggio di guardarvi negli occhi e di dirvi che non vi tradiremo mai, che noi siamo coerenti non solo con noi stessi, ma anche con voi, e rispettiamo la fiducia che voi ci darete, se lo vogliate, il 28 e il 29 marzo. Terzo motivo per cui dovete votare noi e non ancora la sinistra. Perché, cari amici, questi della sinistra non solo hanno gestito male tutta quella che è la cosa pubblica, no? Il denaro pubblico che è sacro, ma hanno fatto qualcosa di più, hanno rubato i nostri sogni, hanno rubato le nostre speranze, hanno rubato il nostro futuro, e questo è quello che hanno fatto. Quindi noi vogliamo ancora scrutare l'orizzonte e vedere che ancora la luce esiste, vogliamo veramente credere, non vogliamo più emigrare, vogliamo rimanere nella nostra terra, non vogliamo più... Ci vogliamo riprendere in mano di nuovo il nostro futuro, i nostri sogni e le nostre speranze. Per questo io mancherò meno di 2 settimane al 28 e 29 marzo, perciò dobbiamo fare di tutto e convincere che ancora è titubante, che ancora si è rassegnato all'immobilismo. Dobbiamo convincerli che uno scatto d'orgoglio ancora è possibile. Per questo dovete votare PDL e scrivere cartone sulla vostra lista. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto voglio dire che stasera finalmente ho trovato chi è quasi più emozionato di me, quindi... bellissimo, guarda, mi hai rilassato in un modo incredibile. Avevo detto vabbè, l'emozione è andata da lui stasera, ma è giusto che sia così. Allora, non ringrazio Valenti, perché purtroppo non ce l'ho qui, ma ringrazio sicuramente gli organizzatori, il mio amico Gennaro, i miei nuovi amici, perché non avevo avuto modo di riconoscerli, ma basta guardarli negli occhi, hanno una luce speciale. Il sindaco, ovviamente, ma questo ragazzo, che ne dite? C'ha uno sguardo pulito. Pulito, vabbè, non so dove sono i genitori, ma mi volevo genitori. Complimenti, vabbè, complimenti signora, bellissima lei, bellissimo suo figlio. Fossero tutti così ragazzi, ma io credo che molti siano come lui, ma non tutti hanno il suo coraggio, quel
quello di insomma metterci la faccia, scendere giù in piazza, metterci tempo, passione.